Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il governo, ne parleremo con Molinari. Vedo intanto, benvenuto all'area che tira, anche Jacopo Fo. Buongiorno caro Jacopo, scrittore, attivista. Buongiorno, buongiorno. Chi più ne ha. Io volevo dire una cosa, sì. Che è assurda questa accusa che noi europei andiamo a rubare le materie prime in Africa, sì. Perché le abbiamo scoperte noi le materie prime. Se non c'erano gli europei, se non c'era il colonialismo, stavano ancora lì a coltivare le banane. Questo fatto che Jacopo, spieghiamo al pubblico, ma non ce n'è bisogno, che il grande Jacopo Fo fa un uso piuttosto, come dire, abbondante di paradossi. Esatto. E quindi, in un paese che prende che tutto alla lettera, è opportuno ci accusano di che andiamo a vendere in Senegal i pomodori già in barattolo cotti a meno del costo dei pomodori che fabbricano loro, perché noi ci abbiamo i finanziamenti all'agricoltura. Ma se li facciano anche loro i finanziamenti all'agricoltura, non è che noi possiamo finanziare la loro agricoltura. Certo. E dicono che andiamo a rubargli il pesce con i pescherecci a strascico, che distruggiamo tutto, distruggiamo la pesca in tutta l'Africa, lungo le coste, che poi devono venire in Italia. E allora se le facciano anche loro le pesche a strascico. E questa storia della guerra, mi che c'è la guerra in Congo, aspetta, in Mozambico, mi pare che Jacopo Fo... è una pièce teatrale, non mi è... pare che Jacopo Fo ma sono rissosi gli africani che si combattono tra di loro, cosa c'entriamo noi? Dobbiamo adesso... Vabbè, che ma è una cosa insopportabile, è insopportabile questa propaganda dei comunisti, non la sopporto più, basta.